Allora, cominciamo quest'ultima sessione ringraziando nuovamente gli organizzatori di questo di queste due giornate di riflessione di cui devo dire avevamo veramente bisogno. Avevamo veramente un gran bisogno perché quest'ultimo periodo anche nella, diciamo così, nella riflessione pubblicistica è stato contrassegnato da elementi che indubbiamente spingono in una direzione diversa dai discorsi che abbiamo ripreso oggi e quindi ne avevamo veramente un gran bisogno. Per cui veramente un grazie ai colleghi che hanno organizzato questo momento di riflessione. Un saluto molto caro ai due amici collegati a distanza che partecipano a questa sessione, Lino, ciao Lino, e Massimo, ciao Massimo. E Ilenia però non la vedo. Sì, Ilenia, sì. Ruggiu, Ilenia. Prima c'era. Ci sono. Ciao Ilenia, buongiorno. Buongiorno a tutti e a tutte. Buongiorno, benissimo. Siete molti a dover dire qualcosa, a voler dire qualcosa. Io mi limito semplicemente a dire, cioè a segnalare due elementi che spero possano anche arricchire il dibattito. Il primo elemento che volevo ricordare è che l'esperienza regionale in Italia parte, dal mio punto di vista almeno, secondo la migliore riflessione, con lo slogan di, che non era uno slogan, era una considerazione seria e molto fondata anche dal punto di vista culturale di Augusto Barbera. Le regioni per la riforma dello Stato, forse questo ce lo siamo dimenticati. Le regioni per la riforma dello Stato, forse questo ce lo siamo dimenticato, e secondo me invece è un elemento importante, perché quelle regioni per la riforma dello Stato erano la traiettoria che consentiva di condurre dallo Stato alla Repubblica, cioè di inverare davvero. Lo ha ricordato benissimo Matteo Kosulic nel gruppo di Pisa, nella relazione introduttiva l'anno scorso al gruppo di Pisa dedicato al regionalismo. È questo elemento, cioè questa traiettoria dallo Stato alla Repubblica, stava secondo me tutta dentro questa idea che le regioni dovevano aiutare la riforma dello Stato. Io qui vorrei prescindere da tutte le lamentele, tutte le lamentazioni, ma le regioni, ma lo Stato, cioè facciamo un discorso istituzionale perché altrimenti non ne usciamo. E le regioni per lo Stato, secondo me, è forse un elemento per cui dovrebbe essere un interesse della Repubblica e dello Stato di tenere vivo la cultura e la pratica del regionalismo come costruzione appunto di questa idea. E questo vale anche per quello che riguarda il discorso dell'Unione Europea, su cui poi voglio solo dire una piccola cosa. Seconda elemento ulteriore. Il blocco di cui probabilmente avrà parlato ieri Cammelli, che io purtroppo non sono riuscita a sentire, secondo me è un blocco che non vede solo la contrapposizione Stato-Regioni, ma c'è un elemento di cui noi non possiamo non tener conto e che c'è anche, un tema tra regioni e regioni. Purtroppo, ed è purtroppo perché lo Stato non l'ha saputo governare, non ha saputo in questi tempi portarci in quella traiettoria dallo Stato alla Repubblica, si sta creando una pericolosissima frattura fra le regioni.
Io la vedo molto bene in questo periodo nell'attuazione del PNRR tra regioni del nord e regioni del sud, ma la vedo anche sul terreno del regionalismo differenziato in cui si ricreano le regioni del nord, chiedo alcune regioni, non tutte, attenzione, perché anche questo discorso di che fa Bin del progetto culturale che devono avere le regioni non è che mi convince tantissimo, perché le regioni italiane sono tante, sono diverse, sono di taglia diversa, hanno strutture diverse, ma io vedo ricrearsi questa frattura che mi preoccupa su due terreni, sia il terreno del regionalismo differenziato e sia il terreno del PNRR, le regioni del nord e le regioni del sud, no? Il divario, però il divario non è che da elemento di analisi può diventare elemento di freno, perché attenzione, noi stiamo rischiando questo, che il divario lo stiamo facendo, rischiamo di farlo diventare da un elemento di analisi qual è ed è giusto che ci sia, ad un elemento di freno, per cui siccome c'è il divario non si può fare nulla. No, non si può fare regionalismo differenziato, non si può attuare il PNRR in un certo modo. Quindi attenzione, perché rischiamo di fare di dati di analisi, dati di blocco culturale che anziché aiutare ad uscire dal blocco cementificano ancora di più il blocco. Se la differenza c'è, va governata. Questo è il tema, secondo me, cioè il tema del governo della differenziazione. E qui dico solo quest'ultima cosa. Io credo che la questione del presidio unitario di questo governo della differenziazione è essenziale. Secondo me questo presidio unitario non è né l'Unione Europea, perché l'Unione Europea è uno sfondo, scusate, ma non può diventare davvero, è lo sfondo. Cioè non è possibile pensare a governare, nessun ente può pensare a governare e a interpretare la propria autonomia se non nello sfondo dell'Unione, ma è uno sfondo, non è che può diventare, anche perché l'Unione Europea, attenzione, ci ripropone molto di più nelle sue modalità di azione il modello dello Stato-Nazione che non quello della differenziazione, quindi attenti a guardarlo in questo modo, cioè dobbiamo stare molto attenti, dobbiamo interpretarlo ma non prenderlo come modello, perché il modello, secondo me, la prevalenza del modello intergovernativo non è esattamente quello che, come dire, no? Aspira al governo della differenziazione. E seppure è ovviamente essenziale, né il presidio unitario è la Corte Costituzionale, su questo vorrei essere chiari, cioè la Corte avrà fatto quello che ha potuto, ma non ci dimentichiamo che è stato uno dei potentissimi freni all'attuazione del regionalismo in Italia. Qualcuno ieri, forse Andrea Morrone, ha ricordato la sentenza sugli statuti, ma come non ricordare tutte le sentenze che hanno fatto sì che il 119 sia diventato, dal punto di vista dell'attuazione, una cosa che se oggi tu vai a prendere la giurisprudenza della Corte, cerchi di attuare il 119, non c'è spazio di autonomia per niente, per nessuno. Questo, quindi attenzione anche a vedere la Corte come un presidio unitario. Lo sarebbe se fosse una Corte diversa, fosse composta diversamente, ma non come è composta oggi la Corte. Su questo tante grazie per aver risolto alcuni problemi, però attenzione, non la individuiamo come un presidio unitario, perché non è possibile, tantomeno i presidenti della Repubblica, con tutti i meriti che hanno avuto, però non sono stati dei presidi unitari nel senso del governo della differenza, non lo sono stati. Probabilmente perché appunto la forma del contesto. Quindi io gli elementi solo che vorrei introdurre sono questi. C'è bisogno di governare la differenza. C'è bisogno di governare la differenza, perché lo ha detto benissimo Anna Mastromarino. Lo Stato è una nazione, o lo dichiariamo chiuso e finito e ragioniamo in termini diversi, o riproponiamo continuamente quei modelli. Secondo me gli spazi ci sono, perché il 116 da questo punto di vista non è un accidente di percorso,
vorrei sommessamente ricordare che tutto il titolo quinto è pieno di differenziazioni. Il 116 non è nient'altro che, diciamo così, la punta, no, delle differenziazioni, ma le stesse tipologie delle competenze delle regioni, il 118, cioè è tutto differenziazioni. Quindi in realtà la differenziazione non è solo un dato della realtà, è un dato costituzionale. Bisogna governarlo. Bisogna governarlo. Secondo me oggi il tema è di da dove partire per riuscire a governarlo. Detto ciò, in che ordine andiamo? Facciamo un intervento dal tavolo e uno online, così, eh? Se siete tutti d'accordo io farei così. Allora comincerei a dare la parola a Enzo Balboni che ho qui vicino e poi procediamo. Grazie, anzitutto grazie, è stato bello ritrovarci qui in presenza reale e virtuale in un territorio culla delle autonomie regionali. Rileggendo il mio intervento, lo leggerò per stare nei minuti minimi possibili, rileggendo il mio intervento so già che a molti suonerà come la rievocazione delle Nièges d'Antan, ma è dalle radici e dal letame che sbocciano i fiori. Quando Meuccio Ruini, nella relazione al progetto di Costituzione, usò per due volte parole calibrate ma grandemente impegnative con riguardo al nuovo ente che si voleva delineare, la Regione, aveva alle spalle una gran mole di attese, idee e studi, oltre a una prima istituzione già battezzata in Sicilia nel maggio precedente. Faccio solo questo rilievo tra parentesi. Secondo me i siciliani non sono stati mai capaci di mettere a frutto il fatto che il loro decreto istitutivo non è solo prima della Costituzione, ma è prima della Repubblica. E quindi è perché 15 maggio rispetto al 2 giugno. E quindi io, se fossi un siciliano, vorrei discutere da Stato a Stato. Poi salvo il fatto che poi le cose vadano in un certo modo, ma lasciamo perdere questo elemento più storico, filologico che altro. Però dalle frasi di Ruini si poteva immaginare un futuro promettente, anzi luminoso. Le sue parole sono queste, ascoltate, ma le conoscete. L'innovazione più profonda introdotta dalla Costituzione è l'ordinamento strutturale dello Stato su base d'autonomia e può avere portata decisiva per la storia del Paese. Fu lo stesso Ruini a giustificare la scelta per la potestà legislativa, che non tutti volevano, perché questa metteva effettivamente in condizione l'autonomia di essere tale. È significativo che uno dei primi commentatori, addirittura non della Costituzione, ma dei testi che si stavano preparando per la Costituente, Antonio Amort, che era il consigliere fidatissimo e ascoltatissimo di Dossetti, intitolò uno studio già pubblicato nel 1945 Il problema della struttura dello Stato in Italia, federalismo, regionalismo, autonomismo. E nel testo scritto poi a questo punto trovate una digressione di tipo filologico sulla triade aspettative, speranze, illusioni, che subito capite come si muove. Perché la cito? Perché un uomo di studi e di governo dotato di spirito sottile, che vi nominerò fra poco, ma sapete già chi è, ha intitolato un suo volume del 2013 Grandi Illusioni, e sul nostro tema Giuliano Amato nel 2014, non tanti anni fa, usa parole affilate. Lo Stato vive la relazione con le autonomie come decentramento, non certo autonomia, dei cui fili è rimasto il manovratore, mentre le autonomie, adesso c'è la batosta di qua, la vivono all'insegna dei propri parcellizzati interessi, e l'insieme è una polifonia cacofonica e conflittuale nella quale si perde il bene comune. È pressoché una condanna senza attenuanti. Io non sono d'accordo sull'impostazione di fondo di questo ragionamento, perché ho la fortuna, la considero tale, di essere vissuto all'interno di una scuola giuspubblicistica
benvenuti Berti, Potocnik, Allegretti, Pastori, ai quali aggiungerei anche Valerio Nida per questi aspetti, che è andata in un'altra direzione fin da subito. Potrei fare lunghissimi florilegi di citazioni che riguardano però tutti i 30 gloriosi, gli anni 1970-2000. Il mio maestro Benvenuti, l'avete tante volte ascoltato, aveva ragionato e sperato circa un diverso modo di amministrare, che però non è soltanto la regione amministrativa, che avrebbe dovuto fare la differenza. Ricordate chi doveva esserci al centro del comando delle regioni? 100 ingegneri e 100 giuristi che avrebbero costituito la cabina di regia, la struttura ragionante e manageriale, la catena di comando di un personale scelto, dirigenti e tecnici di alta qualificazione volti all'innovazione, alla sperimentazione di vie nuove, aperti alla competizione con le burocrazie statali. Bisognava avere delle persone che fossero in grado di contrastare, di vincere col ragionamento anche nei confronti di un direttore generale dei ministeri. È la stessa preoccupazione che abbiamo ascoltato da Marco Cammelli. Ma quante delusioni a tale riguardo. Le parole veramente più belle, Marco Cammelli quando lo ascoltava diceva spesso, quando iniziava a parlare Giorgio Berti, allacciate le cinture, sono queste, però non sono parole utopistiche, perché Berti ha sempre contraddistinto il suo ragionamento sulla peculiarità, su un carattere peculiare che dovevano avere le comunità locali, comprese quelle regionali, se volevano pretendere di essere autonomistiche. E il suo dato culturale fondamentale era, riguardava il fatto assolutamente scontato e banale, che l'articolo 5 era collocato tra i principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale, il che significava che le autonomie territoriali si impiantano immediatamente nel corpo sociale, non hanno bisogno di una mediazione della persona giuridica statale per essere legittimate ed agire nell'interesse della collettività. La Costituzione ha dato rilievo all'idea di un'organizzazione politica che si fa partendo dalle comunità locali anziché dal vertice della nazione. Poi tornerò su questo principio e sull'idea di nazione che vedo che l'ha citata anche Mastro Marino da poco, perché la nazione è sempre legata a una concezione autoritaria dello Stato, perché implica un'armatura autoritaria per tradursi in un ordinamento e mantenersi come sintesi di valori anche nella realtà della vita politica. Al contrario, gli enti locali, essendo espressione della comunità, presupporrebbero una società locale che consapevolmente prende corpo ed esprime una sua politicità. Ma queste parole sono solo un fulmine che squarcia la notte. Dopo il lampo di luce torna il buio. Di Potocnik, a lungo direttore della rivista disciplinare Le Regioni, cito soltanto la sua idea, che si tradusse anche in un bellissimo gruppo di studio a Pavia, sul continuum dell'amministrazione regionale e locale, e diceva non si deve ragionare su due amministrazioni diverse. Se ci si vuole opporre vittoriosamente nei confronti delle amministrazioni statali, la regione deve essere capace di dirigere, ma nel senso di egemonizzare la modalità di amministrazione, e del resto dovrebbe così secondo il testo della Costituzione, cioè l'avvalimento degli uffici e tutta l'azione amministrativa locale che doveva essere o attribuita o delegata o consegnata agli enti locali, ma soltanto le regioni a statuto speciale, non tutte, non sempre bene, ma in questa provincia autonoma e regione è stato fatto bene questo punto, il che vuol dire che si potrebbe fare replicare anche da altre parti. C'è un continuum di amministrazione che poi dopo dà i suoi risultati nei comprensori urbanistici, in un certo tipo di sanità territoriale. Non è tutto luci, ci saranno anche ombre in questo, ma l'idea fondamentale, almeno in questa regione a statuto speciale e anche in altre, è stata accolta.
Altra idea che nasce nella regione e potrebbe essere esportata dappertutto è quella a lungo portata avanti da Allegretti sull'amministrazione partecipata. Quale altro luogo migliore della regione per fare amministrazione di un livello elevato? Penso al grande public dei francesi che potrebbe avere nelle grandi opere di livello regionale uno dei suoi spazi di espressione migliore, ma anche questo restiamo sempre nelle speranze che non si sono tradotte fino in fondo. Da ultimo, e mi fa piacere citarlo qui perché Giorgio Pastori ha lavorato moltissimo credendoci anche con l'autonomia del Trentino, e di lui riprendo quasi, e voglio che ci sia quasi una testimonianza pubblica in questo luogo a cui lui farebbe piacere che venisse consegnata, una testimonianza del suo ultimo intervento scientifico che è stato fatto in un convegno alla Cattolica, quando si discuteva del rapporto tra autonomie politico-territoriali e dimensione finanziaria, perché la dimensione finanziaria sta diventando, l'abbiamo detto anche diverse volte nelle due giornate precedenti, la cappa di piombo sotto la quale tutte le autonomie vengono progressivamente ristrette al massimo. Ma questo vuol dire che si impedisce alle regioni di intervenire nel luogo che dovrebbe essere loro proprio, che è quello dell'attuazione dei diritti sociali che dovrebbero essere riconosciuti ai cittadini. E vabbè, non sto a vedere quale era l'armatura del suo ragionamento, ma a quelli che gli dicevano però l'unità dei diritti alla precedente, l'unità dei diritti è sempre il principio dell'unità nazionale, quello che è stato sempre predicato, quello che il nostro collega Ceccanti vorrebbe ripristinare, ecco, se io potessi mandarlo all'inferno solo per quello sarei contento, ecco. No, questo se, non lo mettete agli atti, non lo mettiamo agli atti, ma il mio amico Stefano, ecco, cioè, se siamo riusciti a fare una battaglia immensa culturale per togliere l'interesse nazionale dalla Costituzione, e finalmente il nuovo titolo quinto non ce l'ha più, adesso se qualcuno lo vuole rimettere, vabbè, allora aboliamo l'intero titolo quinto, non ne abbiamo mica bisogno del titolo quinto. Sì, però scusami Andrea, no, abbi pazienza, perché se no, no, scusa, perché no, tu, no, dai. Il mio punto di vista è quello che la giurisprudenza costituzionale continua a chiedere alle regioni che le leggi siano fatte bene, e purtroppo tardi Barbieri e Falcon ci hanno detto di no. La conoscenza dei dati e la prospettiva di programmazione che non ci sono, ecco. E a quel punto però la conclusione di Pastori, mi fermo a questo, era che la supplenza della Corte che c'era stata era stata una supplenza necessitata, era stata una supplenza necessitata anche dalle carenze e dai difetti delle regioni. Vi ricordate tutti che nel 1980, in un testo scritto per il largo pubblico, perché fu pubblicato sul Mulino, che si chiamava Regioni senza regionalismo, anche un personaggio mite e sobrio come Pastori aveva già raggiunto il punto nel quale siamo oggi, 40 anni dopo. Le regioni palesano tanti difetti, ma se non ci fossero bisognerebbe crearle, diceva nel 1980. Perché bisognerebbbe crearle? Bisognerebbe crearle, la mia ragione è sempre quella del pluralismo e dei corpi intermedi. È la necessità che ci siano dei corpi intermedi tra la persona e lo Stato, tra i quali la regione occupa, melius, dovrebbe occupare, un posto privilegiato. Può sembrare un paradigma datato e cattolico, ma non è così, perché a Altusio posso affiancare Durkheim e ad Ossetti Bobbio. Tutti hanno ritenuto che le comunità intermedie siano valide e necessarie come palestra di costruzione di un diverso modo di pensare e di agire, perché sottostante c'è l'idea del pluralismo, e l'idea del pluralismo è quella
della che è scritta in Costituzione. Dico qualcosa, ma solo per accenni, al fatto che come dovrebbe essere letto il 116 terzo comma. Io ritengo che il 116 abbia i tre commi che vanno letti unitariamente. Nel primo si indicano le regioni alle quali viene attribuito dalla Costituzione uno statuto speciale, quindi una modalità particolare di autonomia. Poi si fanno due righe sulla situazione ulteriormente particolare perché è garantita in ambito internazionale del Trentino Alto Adige, e nel terzo comma si dice ulteriori forme particolari di autonomia possono attribuite alle regioni che lo chiedano nel caso in cui si ritengano pronti a farlo. Cos'è questo differenziare? È un differenziare per meglio agire, non è un differenziare per stare meglio degli altri. E mi sembra che tutti quelli che difendono il 116 dichiarano che va abbandonato con coraggio una grigia uniformità burocratica, timorosa e stantia, che non si è voluto capire, riguardo al regionalismo differenziato. Il regionalismo ha senso se convive con e fa lievitare senza strappi egoistici un differentismo ben temperato. Io vorrei un differentismo ben temperato. Potrei fare tanti esempi, ma ne faccio uno che da solo deve bastare per tutti e che riguarda proprio, sono contento che riguardi questa regione, queste due province autonome, nelle quali la competenza in materia scolastica è stata usata bene in generale, ma molto meglio che nello Stato con riguardo all'istruzione tecnica e professionale, perché il sistema duale, che è stato in parte ripreso dalla Germania, è un sistema che per le nostre scuole tecniche e professionali dovrebbe essere ripreso pari pari, ecco, mentre le enormi difficoltà che hanno incontrato le regioni nel contrastare il modello dell'istruzione tecnica statale non ha ragione di essere. Io mi aspetto, vorrei veramente che ci fosse una concorrenza tra, non dico riguardo all'intero comparto dell'istruzione, ma per l'istruzione tecnica e professionale sì che ci può essere una concorrenza. Naturalmente faremo dei ponti di passaggio tra il modello regionale dell'istruzione e formazione professionale e quello statale, ma ci possono benissimo essere, può benissimo essere che l'intero comparto dell'istruzione tecnica sia tutto appannaggio delle regioni. La Germania è andata avanti così, i diplomati ingegneri sono quelli che hanno dato un grosso apporto alla manifattura tedesca, ma noi siamo la seconda manifattura d'Europa dopo la Germania e abbiamo veramente necessità di avere un comparto di questo tipo. Questo significa un differentismo ben temperato. Vi faccio solo un esempio. Una volta mi è capitato di andare nella regione Veneto, nel distretto dello scarpone da sci, e lì ho scoperto che i maestri di sci, quelli che avevano costruito queste cose, non potevano fare ingresso nelle scuole, non potevano insegnare, eccetera, nelle scuole statali, perché non avevano il patentino di insegnante, di istruttore tecnico. Ma io, se gli mando colui che ha inventato lo scarpone della Nordica e insegna come si fa agli studenti, che male faccio? Salto tutto il resto e dico soltanto un'ultima cosa sull'Europa, forse che è una cosa in cui probabilmente anche nel mio caso, pur non avendo il calibro di Giorgio Berti, dovrete allacciare le tinture, perché io ho una specie di sogno che riguarda le regioni in Europa. Credo ci hanno fatto cenno sia Mastro Marino che l'APA, che era nei giorni precedenti anche, non so se nello stesso modo, anche Morrone e Clementi. Quale potrebbe essere nell'Europa del futuro il posto delle regioni? Allora sono andato a riprendere alcune delle frasi fondative della nostra cultura.
Luigi Sturzo dedicò alla regione nella nazione la relazione principale al terzo congresso del Partito Popolare Italiano Venezia 1921. Emilio Lussu, intervenendo fondatore del Partito Sardo d'Azione, anche lui parlava di regione nella nazione, quindi non pinte secessionistiche, ma la regione nella nazione. Loro pensavano alla nazione Italia, che doveva essere vivificata, come dice Anna, come la regione per la riforma dello Stato, la regione per la programmazione, la regione per partecipare meglio, ma adesso invece quella che viene l'entità organizzativa adatta per il muoversi delle autonomie col metodo negoziale e collaborativo potrebbe essere l'Europa, ancora dilaniata dalle guerre. Oggi sta diventando sempre più questo il luogo della politicità. Un'Europa rete che sappia intrecciare 100 nodi di interscambio culturale e commerciale che si sostengono a vicenda. Certamente per vedere questa nuova alba dovremo aspettare che gli stati accettino di dismettere la maglia di ferro con sovrascritto sovranità e che si convincano di essere prima di tutto comunità di comunità. Verrà allora il giorno che la scala ascensionale della sussidiarietà, centrata su persone, famiglie, associazioni politiche e comunità territoriali, potrà sfondare il tetto di cristallo dello Stato-Nazione per librarsi nei cieli di una vera Unione Europea. Grazie. Grazie, grazie a Enzo. Darei la parola, io vado in ordine alfabetico, sì, così non faccio torto a nessuno. Massimo, sei pronto? Massimo, sei pronto? Sì, accendi l'audio, se no non ti sentiamo. Pronto, pronto, prontissimo. Adesso ti sentiamo benissimo, grazie. Bene. A te la parola. Grazie. Nelle due giornate precedenti di questo convegno si è detto che l'ordinamento regionale scritto nella Costituzione è diverso da quello che risulta dalle sentenze della Corte. Un'altra tesi condivisa da tutti, non solo qui, è che la Corte privilegia le ragioni dell'unità a scapito della differenziazione. Ecco, io ho scelto di parlare solo di questo perché mi pare sbagliato, una volta che si è fatto una valutazione, un'analisi di qual è la realtà, una volta che si è accertato che questa realtà dal punto di vista dell'autonomia è stata limitata in maniera non opportuna dalla Corte Costituzionale, mi sono posto il problema: ma non si può fare qualcosa per eliminare questo? E non parlo di riforma della Costituzione perché i tempi sarebbero non preventivabili. Si può fare qualcosa? A mio avviso sì. Il Presidente della Repubblica nomina 5 giudici, altri 5 sono nominati dai giudici, no? Cassazione, Consiglio di Stato, Corte dei Conti, e 5 dal Parlamento. Vi siete mai chiesti perché il Presidente della Repubblica nomina 5 giudici della Corte? Perché, a mio avviso, ma quello che vi dico lo dico dopo aver fatto ricerche ed aver visto documentazione, oltre al fatto che ho vissuto 7 anni alla Corte come assistente di studio, perché si è voluto che la Presidenza della Repubblica facesse 5 nomine? Si è voluto quindi perché
si voleva che alla Corte Costituzionale fossero rappresentate tutte le aree culturali del paese, non soltanto le parti di maggioranza, con l'unica esclusione per il movimento sociale a suo tempo. Quindi il Presidente della Repubblica è andato a vedere, va bene, se alla Corte sono presenti i repubblicani, i liberali, se quei movimenti della società, ma non largamente condivisi, fossero meno presenti alla Corte, in modo che tutta l'area culturale potesse essere rappresentata, va bene, dai giudici della Corte Costituzionale. Il Presidente della Repubblica rappresenta l'unità nazionale e la Repubblica è costituita dai comuni, dalle province, dalle città metropolitane, dalle regioni e dallo Stato. La Repubblica riconosce e promuove le autonomie locali, adegua i principi e i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia. Questo è il quadro della Costituzione, in cui manca la Camera delle Regioni e non sono nemmeno previste le tre conferenze Stato-Regioni o unificata che portano le regioni al centro. La Corte deve decidere quanta differenziazione ammettere, cioè non c'è una sede seria in cui le regioni possano far valere le loro ragioni prima che la legge sia approvata in una Camera delle Regioni. E quindi si va ad accertare dopo, quando la legge è stata fatta, se questo quadro costituzionale è stato rispettato. Solo che in questo modo la Corte si trova a fare delle scelte che dovrebbe fare il Parlamento. Avete mai pensato alla potestà legislativa concorrente, che la quale ci dice che lo Stato può fissare solo i principi? Ma che cosa sono i principi? Mi date una definizione per cui il principio è questo? No, non c'è una definizione, perché i principi variano a seconda del settore. È chiaro che i principi in materia di sanità, in materia di ambiente, saranno molto più penetranti che non quelli in materia, va bene, di navigazione lacuale. Quindi noi abbiamo che la Corte si trova a fare una scelta di quali sono principi fondamentali e quali non lo sono. La Corte sceglie l'autonomia finanziaria. Quanta, poca o molta, e quali sono i criteri giuridici per dire quanta autonomia? Anche questa è una scelta politica. Le regioni partecipano alla formazione degli atti comunitari. Partecipano come? Con un parere obbligatorio? Con l'intesa debole o l'intesa forte? Quindi vedete, va bene, che il limite della potestà normativa regionale molto invadente, che è il limite dei principi fondamentali, l'autonomia finanziaria e il ruolo delle regioni rispetto all'Unione Europea, sono tutti temi, va bene, sui quali la Corte si pronuncia. Ma la Corte si pronuncia non facendo ragionamento giuridico, ma facendo una scelta. E allora perché questa scelta deve essere fatta da una Corte dove tutti i giudici fanno riferimento agli stessi valori?
sarebbe utile che dal momento in cui la Corte fa una scelta, che i portatori di valori, va bene, siano presenti, e quindi che ci sia dentro la Corte, va bene, una componente dei giudici che difendono l'autonomia quando e se è da difendere. La Corte, nel decidere le questioni che coinvolgono lo Stato e le regioni, fa necessariamente ricorso al bilanciamento di opposti valori, unità e differenziazione. E questo bilanciamento, non ci sono regole giuridiche per fare questo bilanciamento. Quindi la Corte sceglie il bilanciamento per quanta autonomia finanziaria, per quanto limita la potestà legislativa, per il ruolo della regione nell'Unione Europea, sceglie i limiti da imporre alle regioni, e allora mi pare necessaria la compresenza nell'organo giudicante di interpreti di entrambi i valori. Inoltre, il 114 ci dice che regioni e comuni sono elementi costitutivi della Repubblica, e quindi regioni e comuni si devono sentire tutelati dalla Corte. E invece è pacifico che oggi, e non solo oggi, le regioni sono diffidenti nei confronti della Corte, appunto perché la Corte privilegia le ragioni della unità contro quelle della differenziazione. In Sicilia la Consulta siciliana era paritetica. Oggi sono paritetiche le commissioni che devono concordare le norme di attuazione. E anche la nuova finanza delle regioni speciali oggi è concordata tra governo e regioni, per cui gli accordi fatti sostituiscono la normativa presente in una legge costituzionale, cioè lo statuto. Allora, concludo, perché non chiediamo che dei 5 giudici che il Presidente della Repubblica nomina, 2 o 3 siano scelti in una rosa che la Conferenza delle Regioni, va bene, fa avere al Presidente della Repubblica? Non c'è bisogno di modificare nulla. Il Presidente della Repubblica ha dei nominativi dati dalla Conferenza delle Regioni, ed è utile che lui mandi dei giudici futuri che valorizzano e difendono l'autonomia, perché per le ragioni che ho sommariamente ricordato, è importante che la Corte Costituzionale non faccia delle scelte che avrebbero dovuto fare le forze politiche e che le forze politiche non fanno. E se questo ha da essere, che almeno dentro la Corte ci sia, va bene, una discussione e un contemperamento tra chi difende i valori dell'unità e quelli della differenziazione. Grazie. Grazie a te Massimo, anche perché hai evidenziato un punto cruciale, e ti ringrazio molto di questo, perché hai ricordato che i presidi di unità dovrebbero essere effettivi, no? E ti ringrazio davvero moltissimo. Grazie a te. Adesso devo fare una mozione d'ordine, perché alle ore 13 almeno 2 che stanno seduti a questo tavolo devono scappare a prendere un treno. Quindi Lino Costanzo, che oltre ad essere un autorevolissimo collega, anche un grande amico, sa che deve consentire a queste 2 colleghe di poter prendere il treno. E quindi mi rimetto al suo buon cuore. No, ma io posso anche pospormi, se credete. No, non ti devi posporre. Tu devi parlare e devi stare in un tempo che ci consenta di prendere il treno. Alle 13:10, se riesci. Ah. Allora, buongiorno
E grazie agli amici trentini per l'invito a questo importante convegno, importante per tutti e non solo per la scienza giuridica. Ora, è vero che in una tavola rotonda si può andare in certa misura a ruota libera, ma mi sono posto lo stesso la questione di quale sarebbe potuto essere stato, potrebbe essere il mio modesto contributo, senza rischiare, dopo le precedenti intense sessioni, anche stamattina, di allinearmi semplicemente ad una delle posizioni autorevolmente già espresse e motivate. Poi ho pensato che una tavola rotonda organizzata come questa alla fine dei lavori in qualche modo debba assolvere ad una funzione di sintesi e di valutazione del dibattito precedente. E a questo scopo ho rinvenuto allora una chiave di lettura di questo dibattito nel famoso dualismo tra apocalittici e integrati. Non che non vi sia una gamma intermedia di posizione tra critici radicali e ottimisti senza riserve. Anzi, questa gamma intermedia esaurisce la quasi totalità degli interventi, ma mi è parso che quel dualismo potesse costituire un buon punto di partenza. Allora, apocalittici o integrati rispetto a che cosa? Anche qui le situazioni sono variegate. In primo luogo direi rispetto al regionalismo in sé. Ciò che per apocalittici assoluti equivalrebbe a mettere in dubbio la razionalità della stessa forma di Stato. Mi pare però che anche le voci più critiche non si siano spinte così lontane, anche perché si tratterebbe di un esercizio sterile, come dire che il regionalismo è iscritto nella Costituzione e in una maniera o nell'altra ce lo dobbiamo tenere, ma come non ringraziare Anna Poggi per averci ricordato le ragioni istituzionali dell'esistenza delle regioni. E come non ricordare, io data l'età lo ricordo, quando nel 70 si disse che eravamo nella seconda stagione costituente. Ragionando dunque comunque di apocalittici relativi, la reazione avversa è orientata piuttosto a come nel testo costituzionale è venuto a delinearsi il nostro regionalismo, particolarmente per effetto delle riforme a cavallo del millennio. Beh, qui mi pare che da molti si sia ragionato di inattuazione di quelle riforme, voi nella forma della loro sostanziale emarginazione, voi in quella di qualche loro travisamento. Per altro verso, invece, è l'incompletezza delle riforme a motivare talune doglianze, in modo esemplare con riferimento alla mancata previsione di una Camera delle Regioni che avrebbe lasciato in mezzo al guado il percorso riformatore in senso federalista. Anzi, questo particolare tema di una Camera delle Regioni è parso ritornare in quasi tutte le posizioni, Parisi, Cammelli, vedendosi in questo strumento la via di un raddrizzamento della situazione, è stato detto anche poc'anzi, sia per la deflazione del conflitto che determinerebbe, sia, ma forse la stessa cosa, per una proiezione oggi assente o carente. Mi riferisco alle conferenze, ma lo hanno detto bene Caruso e ancora Parisi, delle regioni a livello dell'organizzazione e del funzionamento della governance centrale. Un ulteriore livello critico ha riguardato poi, o prima, non saprei, più in radice il contesto politico e istituzionale italiano. Bim. Visto come degradato, e lascio da parte le questioni non certo marginali ma più recenti e forse meno colpevoli legate alla pandemia e all'attuazione del PNRR, dicevo degradato al punto di privare di molto del suo senso lo stesso discorso sul regionalismo, e ciò per un'estrema varietà di motivi, per la dissoluzione del sistema dei partiti, l'inettitudine cronica della classe politica, una comprensibile corrispondente sfiducia delle popolazioni nelle istituzioni regionali, anche per fattori endogeni, quali l'autoemarginazione politica di fatto delle regioni di per sé come soggetti politici a causa dell'incremento, ma forse sarebbe meglio dire di visibilità dei cosiddetti governatori. Tali ha parlato di deriva presidenzialista, Tognatti ha chiamato anche, ha parlato anch'esso di deriva regionalista in un senso quasi simile. Gian Gaspero ha parlato di una normalizzazione alla rovescia. Tarli ha esposto un impietoso catalogo dei problemi. E qui è suonato persuasivo l'auspicio di Caruso di un ritorno a un regionalismo politico a tutto fondo. Questo della politicità è un refrain frequente in tutti i nostri discorsi di questi giorni. Se questo è il quadro non certo compatto degli apocalittici, chi potrebbero essere gli integrati, mi sono chiesto.
Ora, se rifacendomi a Umberto Eco che ha messo in auge la distinzione, per integrati intendiamo coloro che forniscono una risposta sempre ottimistica al problema, ora, a parte forse Balboni, è forse auto rinvenire posizioni molto nette in questo senso. Certamente non nel dibattito sulle specialità, dove a nessuno è parso tutto perfetto. Ricordiamo i problemi legati al mancato adeguamento degli istituti speciali, le doglianze circa lo svuotamento competenziale che anche in queste regioni avrebbe prodotto la trasversalità delle materie, ne ha parlato De Feno. Non nel dibattito sulle regioni ordinarie, che è parso anche più gravido di incertezze e di criticità. Ecco, forse solo in sede di discussione sul regionalismo differenziato si è fatta strada a qualche posizione più salvifica, come quella per cui un regionalismo rigenerato dal 116,3 cost sarebbe destinato a magnifiche sorti e progressive, non solo per le regioni interessate, ma per il regionalismo nel suo complesso. Tutto il resto delle posizioni è fatto di interlocuzioni intermedie che divergono dalle posizioni apocalittiche, in quanto il sistema non sarebbe moribondo, ma solo malato e volendo curabile. E divergono da quelle integrate perché simmetricamente insistono sulle cure e ritengono invece una fuga in avanti impegnare il malato nelle ulteriori performance del 116,3, prima ancora di averlo guarito, cioè Rulli Rally. Anzi, qualcuno, Bifulco, ha espresso seri dubbi che il regionalismo differenziato sia la strada maestra per riportare in auge il regionalismo. Sarebbe però a questo punto troppo sfidante pensare di poter dar conto del dibattito nelle sue minute sfumature, ma possono ugualmente cogliersi alcuni nodi ricorrenti che pertanto esibiscono la vocazione a costituire i punti essenziali di un'agenda di interventi tesi a rifondare il regionalismo italiano e a farlo sortire dalla situazione attuale di particolare debolezza, come detto da Carloni. Non è detto su basi sempre inedite, perché anche una rivisitazione delle ragioni originarie del regionalismo viene talvolta ritenuta palingenetica. Un primo punto mi è parso costituito dall'invocazione quasi generale del metodo negoziale come possibile via d'uscita da certe problematicità. Un metodo questo, per vero, già appannaggio delle specialità, anche se pure qui subisce torsioni diverse, non funzionando con la stessa intensità, ad esempio in Trentino, Alto Adige o in Sardegna. Il metodo negoziale non come risoluzione delle controversie, ma come mezzo per prevenirle, ciò che evidentemente può meglio attecchire in un contesto strutturalmente collaborativo. Randazzo l'ha detto chiaramente, si è parlato efficacemente da parte di Ruggeri di integrazione delle competenze e funziona meno in un assetto delle funzioni da esercitarsi in solitudine. Falcon ha esteso il quadro verso l'alto all'Unione Europea, anche Morrone e Bifulco, e tutti questi hanno rimarcato questa circostanza, e verso il basso anche le autonomie infraregionali oppure funzioni di carattere statico sono controindicate per un metodo di questo genere, l'ha detto bene Caruso. Del resto sembrerebbe proprio questa la traiettoria impressa dalla stessa Corte Costituzionale, che forse ha ragione Anna nel non riconoscere il ruolo di presidio unitario, ma ha almeno avuto il merito di aver valorizzato le consultazioni e le intese, di aver portato a sempre maggior concretezza operativa il principio costituzionale di leale collaborazione, interpretato non come semplice regola di correttezza costituzionale, ma come elemento strutturale dell'esercizio del potere. Ma il metodo negoziale è stato additato anche come antidoto al rischio del deperimento del principio stesso di specialità, ovviamente nel quadro di una promozione più generale della cultura dell'autonomia, ad Orlando, ma anche Gian Gaspero, Carloni, pur non tacendosi le criticità in tale ambito della produzione della normativa di attuazione, che è poi quella in cui concretamente si dispiegano i principi e le regole statutarie. Particolarmente sono state denunciate l'assenza in questo tipo di produzione normativa di regole procedimentali precise e l'incertezza dei termini che attribuirebbero allo Stato un evidente vantaggio di posizione, così De Feno, Orlando, Palermo. Il problema del deperimento del principio di specialità, nonostante e malgrado il testo costituzionale, è stato allegato però rispetto anche ad altri non pochi fattori, soprattutto da Palermo, che concorrerebbero
a corroderlo, la riduzione del paniere dei benefits tradizionalmente attribuiti alle specialità, l'insuccesso del tentativo di introduzione dell'intesa per la revisione statutaria, il rischio di superamento in corso da parte dell'autonomia ordinaria, la stessa mancata revisione degli statuti. A quest'ultimo proposito è molto utile il confronto dottrinare. In questo senso, perdonate se ricordo che con l'amico Antonio Ruggeri andiamo curando ormai da più di un decennio una collana dedicata al diritto costituzionale regionale, a cui hanno dato il loro prezioso contributo molti dei partecipanti a questo incontro. Insomma, si tratta anche di un interessante esperimento, se non su di che salute goda il regionalismo italiano, almeno su come lo vede, lo interpreta la dottrina, guardando non tanto ai testi quanto al suo concreto farsi e disfarsi dopo appunto la riforma del titolo quinto, anche attraverso l'attività delle diverse amministrazioni. Comunque sia, ciò da solo può farci escludere che sia sottoscritto che l'amico Ruggeri rientriamo nella serie degli apocalittici sia assoluti sia moderati, anche se la circostanza non ha impedito che Ruggeri esponesse un nutrito cahier de doléances per la sua regione, che hanno ribadito come in qualche caso il mancato adeguamento dello statuto debba imputarsi ad una vera e propria fuga dallo statuto, trovandosi più conveniente forse una fondamentale anomia, in quanto probabilmente un nuovo quadro regolatorio costringerebbe a mettere tutte le carte sul tavolo con una posta in gioco ritenuta rischiosa, dove il contrario sembra ad esempio valere per la specialità friulana, rispetto alla quale la tensione adeguatrice dello statuto sembra più forte. Per vero, il caso friulano non sembra costituire la regola anche per altri versi, se si riflette sulle difficoltà di mettere mano allo statuto del Trentino Alto Adige, di cui ci ha parlato Toniatti, derivanti ancora più radicalmente da posizioni contestative dell'ente regione come tale. Un altro punto messo bene in chiaro... Scusami, ti chiedo solo se puoi avviarti verso... Sì, volevo darti tutto il dibattito, ma non ce la farò, penso. Voglio dire, un altro punto messo ben in chiaro nella prospettiva di una rigenerazione regionale è quello della riassunzione da parte delle regioni delle loro responsabilità, e qui mi riferisco al discorso di Carli. Concludo dicendo che rispetto a questa posizione, quella di Carli, sembra andare in direzione diversa, suggerimento forte, Cammelli, Cerulli, Relli, di una miglior messa a frutto delle competenze amministrative di cui sono dotate le regioni. Si tratta ovviamente di un'amministrazione qualitativamente diversa da quella della mera esecuzione, di un'amministrazione di portata integrativa, quasi pari normativa. Mi riprometto a questo punto di concludere leggendo un brano della professoressa Poggi, che do per letto, perché è un brano molto interessante, che mi ha molto colpito, perché mette al centro il principio di leale collaborazione, o quello che la Mastro Marino ha forse chiamato principio dell'affidamento. Cioè, perché funzioni questo principio bisogna collaborare, per collaborare bisogna essere in due, e si è in due se dall'altra parte, cioè le regioni, queste regioni si rivelano attendibili per l'altro interlocutore, a cominciare da una sensazione reale di alterità e di solidità di intenti che ti fanno percepire come soggetto credibile e direi finalmente autonomo. Come dire, dare finalmente un nuovo senso alla differenziazione, intesa però questa volta in senso orizzontale, cioè differenza reale fra regioni e stati, e soprattutto finalmente a quella equiordinazione tra soggetti di cui ragiona l'articolo 114 a partire dalla riforma del titolo quinto. Vi ringrazio dell'attenzione e chiedo scusa per aver sforato. No, grazie a te Lino moltissimo per aver introdotto altri elementi interessanti. Questo della politicità secondo me è un tema vero, veramente fondamentale. E la parola a Florenzano. Eccolo qua, eccolo. Bene, salto i saluti, mi atterrò Presidente ai 10 minuti, orologio è preciso lì. Avevo, intervenendo in una tavola rotonda di bilancio, dopo
tante relazioni strutturate e parte a sorpresa come titolo, e poi con dei rapporteur ho selezionato due argomenti, due ragionamenti per... E per non cedere alla lusinga di parlare a braccio, per essere sintetico, segui il testo, d'altra parte seguendo ti vedrai, come ti avevo detto, avremmo anche parlato in coro, per, anche per un contenuto. Allora, la prima cosa, ci hanno consegnato queste due giornate di attente riflessioni, i problemi e anche le esigenze. Soluzioni. I problemi sono tanti, in attuazione, sciatteria nella tecnica redazionale, ruolo debordante della Corte, rischio del fallimento, del naufragio del criterio di riparto di competenze legislative. Abbiamo anche sentito l'annuncio del divorzio del professor Bin, che un divorzio non significa sacrificio del padre, ma significa tra persone civili mi sono stufato di accompagnarti. Ci sarà forse qualcun altro a cui potrò passare il testimone, ma intanto io l'ho avvertito. Allora ho sentito parlare di soluzioni. Questi problemi non riguardano soltanto le ordinarie, riguardano le speciali. Basta l'esempio di come si vengano asfaltate le competenze primarie sottoposte ai limiti del secondo comma dell'articolo 117. Allora, cerco di essere proprio andare per punti, essere sintetico. Allora, perché voglio portarvi a riflettere insieme su un argomento che è sullo sfondo di tutte le vostre relazioni e i vostri interventi. Cioè, si è sentito parlare di soluzioni che sono tecniche, da giuristi, organizzative, rafforzamento della legittimazione politica degli organi della regione. Però abbiamo visto, che io temo, che queste non siano sufficienti, se non ci rendiamo conto che stiamo trattando di temi politici, e i temi politici impongono anche al non politico di andare alla ricerca di una precondizione, semmai per suggerirla, perché esiste nell'ordinamento esistente. Cosa voglio dire? Voglio dire che abbiamo visto che anche il rafforzamento della legittimazione politica degli organi non è che sia servito a tanto, ha detto bene Ruggeri, stabilità non significa bontà e qualità dei governanti regionali, così come il numero dei consiglieri dei gruppi regionali non è certamente stato incrementato, semmai è rimasto ai minimi termini come in precedenza. Il valore di riferimento forse andrebbe cercato interrogandoci non perché esistevano, esistono le regioni, ma perché devono ancora esistere. E la mia provocazione è questa. Non pensiamo che in un quadro generale di regionalismo che non si fonda, salvo eccezioni, su comunità differenziate, la legittimazione del modello e la sua genuina esplicazione si misura e si confronta principalmente, se non esclusivamente, con la capacità di servizio degli enti autonomi, cioè sulla capacità di essere funzionali. Andrea, funzionali ci deriva dal diritto europeo, ma ci potrebbe derivare anche dal diritto costituzionale alla tutela dei diritti singoli e delle comunità e dei gruppi. Cosa sono i LEA o i LEP se non parametri per tutelare e assicurare i minimi di tutela? Cos'è l'ascensore che va sempre in alto se non la ricerca della migliore soluzione, sempre in funzione della tutela delle situazioni? Cos'è la ricerca dell'accentramento dei processi decisionali se non garantire queste tutele? E allora ce l'abbiamo un riferimento, è l'articolo 5 della Costituzione. Vado velocissimo. L'articolo 5, e qui leggo perché sono legislazioni di Berti, integra, che è un caleidoscopio meraviglioso, che è centrato sulla autonomia e non sulla unità e l'indivisibilità, che è messa fra due virgole e ripete qualcosa che aliunde è precisato in tutta la Costituzione. Afferma l'autonomia perché rappresenta uno strumento per integrare un ponte tra società e strutture politiche in piena coerenza con i presupposti ideologici, solidaristici e con la concezione della libertà intesa come partecipazione. Soggiungo quella solidarietà che poi ha costituito l'humus per la sussidiarietà nel nostro ordinamento. Allora, dove sta l'articolo 5 lo sapete, e l'articolo 5 è indicato tra i principi fondamentali, e il 6 non parla delle speciali, parla della tutela delle minoranze. Le speciali sono considerate dopo, nel titolo 5. Allora, questo principio dovrebbe essere ancora il faro di riferimento con questo contenuto, perché sempre Berti.
Lo Stato delle autonomie, a dirle con le sue parole, non è solo lo Stato dove sono enti autonomi, ma è uno Stato che non è un'unità giuridica amministrativa, ma è un'unità di società che, guarda l'attributo con cui finisce, obbedendo a regole comuni di condotta e di linguaggio, si amministra con strutture di vario livello e più adeguate. Allora, ha senso introdurre un'autonomia sul piano istituzionale se questa serve a verificare la partecipazione e l'effettività delle libertà dei soggetti, altrimenti non serve. Quindi quando dire lo Stato federale occorre che esista, no. Se funziona va bene, questo dovrebbe essere, quindi dovrebbe essere, noi potremmo pure fornirlo con l'elaborazione scientifica, un parametro di riferimento per tutti coloro che vogliono intervenire su questi argomenti, suggerendo soluzioni, perché purtroppo dal dibattito politico questo scompare, oggi come è sempre scomparso, perché è sempre fatto fatica ad emergere. La ragione del nostro regionalismo, a mio modesto avviso, dovrebbe essere quella, si raccorda ai pensieri dei costituenti che tu stesso hai richiamato. Quindi, dopodiché si può intervenire sulle soluzioni. Mi darò al primo ragionamento perché guardo il tempo. Faccio due battute, due warning, due segnalazioni. Sulla Corte Costituzionale, è un tema che si annetta al diritto sostanziale, perché la composizione della Corte Costituzionale non è una questione di altro tipo. La proposta di ridurre, o meglio di pensare ad una rosa da cui il Presidente della Repubblica possa attingere, benissimo. Ma cosa succederebbe se si riducessero a 4 le nomine delle varie entità di reclutamento e si dessero 3 secche nomine alle regioni? Anzi, vi dirò di più, che forse prescrivendo che il Consiglio di Stato e Corte dei Conti possono eleggere un solo componente, forse si interromperebbe sul nascere quella prassi di avere introdotto quel sistema di cursus honorum, per cui alla fine il Presidente diventa Presidente giudice costituzionale, che è una cosa che non ha molto senso. Bravo. Dice. Ma diciamo che loro hanno interpretato il senso, scusate. Il secondo tema, e chiudo perché così sono i termini, è che attenzione alla forma di governo nazionale, perché quando si introducono strumenti di codecisione politica sui quali io mi trovo perfettamente d'accordo, bisogna vedere come si alterano i delicati equilibri fra governo e Parlamento, Presidente della Repubblica, soprattutto fra i primi due. Perché viene facile pensare, come già avviene, che sia il governo a gestire queste attività, ma così si squilibra il rapporto con le Camere. Quindi è essenziale a questo punto una Camera delle Regioni. Io ho terminato qui, Presidente. No, ma tanto dobbiamo andare insieme. Bravissimo, grazie. No, stai tranquillo, adesso parliamo. No, non possiamo lasciare la Ruggiu che parla e non c'è nessuno al tavolo. Quindi Ilenia, a te. Ilenia? Grazie, sì, ci sono. Mi sentite? Sì, anche a te, chiedendoti la cortesia, sì, della tempistica. Un cronometro davanti. Grazie e saluti a tutti i colleghi e alle colleghe. Mi dispiace di non essere lì tra voi. Inizio con gli auguri alla Regione Trentino Alto Adige, alle sue due province, e per questa occasione. Ecco, rispetto a tutte le aggettivazioni che sono state date al regionalismo, potrei aggiungere appunto regionalismo meritocratico, perché è una regione che comunque è da imitare, ha dato tanti, tanti esempi sia di politica che di gestione amministrativa eccellenti, che sono appunto un punto di riferimento. Quindi veramente auguri sia ai politici in sala che a tutti i colleghi che appunto hanno studiato e contribuito a inverare questo regionalismo. Quindi, tavola rotonda dal titolo Un bilancio. Ecco, io ho raccolto un po' le aggettivazioni che sono state date in queste tre giornate, ed effettivamente gli apocalittici prevalgono, ve le riporto appunto, si è parlato moltissimo di regionalismo mancato, di regionalismo anche che rischia di frammentare il sistema, penso appunto all'idea di regionalismo darwinista o regionalismo individualista, regionalismo appunto meridionale, cioè viziato appunto da quel clivage nord-sud.
regionalismo schiacciato dallo Stato e anche addirittura da uno dei suoi organi di garanzia che sarebbe la Corte Costituzionale. Poi c'è stata invece la parte un po', diciamo, proattiva che ha provato a dare delle soluzioni che, rispetto ai quali appunto le aggettivazioni che mi sono sembrate più ricorrenti sono state quella di regionalismo strutturato, quindi regionalismo sistematico, che, in cui rispetto alla conflittualità e alle regioni l'una contro l'altra armate si propone invece di fare sistema, e poi anche questa idea del regionalismo europeista, o comunque che si innerva e si innesca in un discorso un po' più ampio. Però ecco, mi sembra che sicuramente dalla maggioranza dei relatori e delle relatrici quello che emerga sia un bilancio, come dire, tutto sommato critico, negativo, sia appunto dell'effettività e in qualche modo anche di alcune carenze nell'assetto, nella configurazione giuridico-costituzionale che da più parti è stato detto andrebbe riformata, se non con riforme costituzionali, comunque con correttivi. Mi sembra sia emersa appunto una prevalenza verso correttivi che non arrivino a livello della revisione costituzionale, però ecco, senza dubbio è emerso questa esigenza di correggere, in qualche modo di riformare anche l'assetto giuridico del regionalismo. Un aspetto appunto che mi pare interessante e su quale potremmo appunto interrogarci anche come università e quindi come futuri progetti di ricerca potrebbe essere, oggi in questi tre giorni abbiamo parlato molto, giustamente ovviamente, di istituzioni sia regionali che statali, ecco, il focus potrebbe andare, è stato fatto qualche cenno, a quello che è il popolo regionale, ecco, il corpo elettorale regionale, la società civile regionale. Ecco, in Sardegna, appunto, lo citava Andrea De Feno, il collega De Feno, il questionario che è stato fatto su tutta la popolazione a campione, un'indagine statistica quantitativa, è interessante perché ha rilevato un forte senso di appartenenza alla Sardegna, ma il grado di appartenenza alle istituzioni regionali era l'ultimo fattore che determinava appunto il sentirsi sardi. Tuttavia io mi chiedo che cosa accadrebbe appunto se questa autonomia venisse in futuro depotenziata o venisse in qualche modo ridotta in quest'ottica anche di cancellazione della specialità o comunque riduzione della specialità. Ecco, in questo caso a mio avviso salterebbero fuori delle tendenza viceversa di attaccamento maggiore e di non voler perdere questo riferimento istituzionale che comunque sussiste. E, dicevo appunto, anche per aggiungere qualcosa di nuovo ad un dibattito che ormai veramente ha sviscerato ogni aspetto in modo eccellente, secondo me appunto l'attenzione alla società civile regionale potrebbe anche innervare di nuove riflessioni la domanda che è stata posta più volte e a cui è stata data risposta in questo convegno sul che fare. Ecco, abbandonando la prospettiva apocalittica negativa, proviamo ad essere un po' proattivi e a immaginare appunto che cosa se in assenza di partiti capaci anche di avere visioni politiche forti e convincenti, se la società civile e quindi il corpo politico regionale potrebbe in qualche modo avere un impatto, una funzione di impulso. Nei pochi minuti che vi restano vorrei raccontarvi un episodio, appunto un evento che sta accadendo qui in Sardegna, che potrebbe, forse vediamo, avere anche degli impatti a livello di politiche regionali. Come sapete appunto la specialità, lo statuto sardo, la specialità sarda è stata data è stata data per portare la Sardegna fuori dalla sua arretratezza medievale,
quale specialità sarda significava nel 48 piano di rinascita, e quindi la Repubblica ha effettivamente portato fuori la Sardegna dal suo stato di arretratezza, ma pochissimo, anzi niente, c'è ancora nello statuto riguardo appunto agli elementi culturali, identitari della specialità sarda. Dagli anni 90 è stata fatta appunto una forte politica su impulso europeo di promozione della lingua sarda. Però per esempio un aspetto che è emerso dalla società civile sarda e che ora si sta ponendo all'attenzione della politica è una nuova politica tipica delle società post-industriali e post-moderne che io chiamerei la politica archeologica. La Sardegna ha 10.000 siti archeologici, di questi 7.000 sono nuraghi e altri 3.000 sono monumenti del periodo preistorico, quindi dal 5000 al 3000 avanti Cristo, con civiltà uniche nel Mediterraneo. Ebbene, un forte movimento sociale che ha trovato poi concretizzazione in un'associazione che si chiama NURNET ha proposto varie iniziative, ha fatto politica in sostanza, proprio principio di sussidiarietà orizzontale. A fronte di una regione schiacciata, impossibilitata ad agire perché non aveva la competenza con la sovrintendenza statale appunto che blindava interventi, questa società ha lanciato varie attività, ha creato un geoportale in cui ha schedato appunto tutti questi monumenti, organizza tutto autofinanziato con pochi finanziamenti della regione, però questa attività sta avendo ormai ha avuto una risonanza tale, è arrivata appunto a livello politico e ha spinto anche a una candidatura UNESCO di tutto questo patrimonio, di questo patrimonio archeologico. Ecco, quindi e ora noi a livello universitario appunto abbiamo attivato un progetto e stiamo lavorando sul concetto di bene nuragico come una specie dei più ampi beni culturali, come una specie che potrebbe appunto diventare elemento caratterizzante la specialità. E stiamo lavorando anche con la Regione Sardegna per fare questa proposta. Il tutto appunto partito da questo, dal corpo sociale della Regione. Ecco, con questo chiudo appunto un esempio, come dire, proattivo di come, oltre al focus sulle istituzioni, potremmo appunto rivalutare anche il popolo regionale. Grazie Ilenia, grazie per questo ulteriore elemento. La parola a Lorenza. Avendo terrorizzato tutto il tavolo affinché i relatori parlassero poco, adesso effettivamente non mi sentirei di parlare un quarto d'ora. Comunque ringrazio Ilenia Ruggio perché ha inaugurato secondo me un capitolo che su cui dovremmo lavorare molto, cioè il capitolo delle buone prassi, perché qui effettivamente le grandi idee sono state ampiamente enunciate, forse avremo bisogno di cominciare a mettere in relazione le idee con i fatti, perché se non c'è questa cross-fertilization sia le idee finiscono per essere sterili e sia i fatti finiscono per essere occasionali. Quindi il fatto che ci siano dentro la realtà delle nostre regioni delle esperienze positive, questo noi non lo possiamo dimenticare, secondo me non lo possiamo assolutamente dimenticare, e qui ovviamente si può aprire il capitolo del quello che si fa con l'osservatorio, per esempio nella rivista delle regioni, in cui si comincia a dire ma questo funziona, questo funziona, questo funziona, non per fare del trionfalismo, ma perché è utile a capire poi il senso dell'idea generale di regione, regionalismo, tutto quello che ci siamo detto in questo meraviglioso convegno. Io ringrazio davvero non formalmente gli organizzatori, gli amici di Trento, e ne avevamo bisogno, e soprattutto io credo che abbiamo bisogno di andare a scuola tra di noi, cioè di farci reciprocamente scuola, perché la verità è sinfonica, diceva von Balthasar, e se non impariamo gli uni dagli altri finisce che non impariamo da nessuno, cioè ci autoparliamo addosso. Due punti anche qui super flash. Per quanto mi riguarda potrei chiudere anche con una semplice frase. Io sono d'accordo in tutto e per tutto con quello che ha detto Cammelli. È l'unica citazione che faccio, gli altri colleghi mi scuseranno, però ho veramente imparato da tantissimi. Perché c'è questo
problema di una regione efficiente, di una regione che faccia amministrazione vera e che sia nella logica europea di regioni funzionali. Lasciate che usi un termine molto molto generico. Però cosa vuol dire questo? Vabbè, vuol dire che dobbiamo avere gli ingegneri, ok, vuol dire che dobbiamo riorganizzare i nostri assessorati nell'ottica della sostenibilità, perché la sostenibilità anche lei è sinfonica, che se non nessuno ci mette il suo pezzetto non ci arriveremo mai. Io credo che tutto questo è vero, ma è anche vero che dobbiamo forse avere qualche modello alternativo di governance delle regioni. Solo un esempio piccolissimo che riguarda la regione Lombardia, riguarda la Giunta Formigoni. La Giunta Formigoni funzionava così, che c'era il presidente, governatore, celeste, magnifico, tutto quello che si poteva dire, che aveva un direttore generale che aveva in mano tutto il budget e lo distribuiva tra gli assessori, tra gli assessori, vedete come siamo condizionati dalla politica, no. Erano i direttori generali che governavano il budget. Questo è un modello, possiamo discutere se andasse bene o non andasse bene, ma è un modello aziendale perfetto, perché gli assessori, ogni assessore aveva una provincia di riferimento, non banalmente, no? Perché tu avevi il rapporto con la società civile, quindi portavi, raccoglievi, eccetera, eccetera, e guai a non andare nel proprio collegio, dove si veniva. E poi tutto il resto veniva gestito centralmente. Qui, non so, la sua amministrazione politica, vedete voi, io non do un giudizio su questo modello, ma vorrei presentarvelo, perché gli assessori non gestivano budget, avevano sì certo le loro entrate, diciamo così, dopo c'era il problema dei consiglieri regionali che facevano di tutto e di più, ma anche su questo stendiamo un pretoso verde. Del resto, quando un organo finisce per essere inutile, diventa la culla di ogni genere di malpractice. Quindi amministrazione, politica, efficienza, guardiamo anche i modelli gestionali delle nostre regioni, perché lì qualcosa forse potremmo imparare, potremmo aiutarci a capire anche come proposta che cosa possiamo mettere in pista. Io lascio perdere tutta la dimensione costituzionale, perché tanto ne abbiamo già veramente ampiamente parlato, con bellissimi esempi e bellissime prospettive, anche da ultimo così. Però a me sembra che guardare dentro poi la macchina amministrativa delle regioni possa dare un certo aiuto. Con un nota bene, però, attenzione a non farsi mangiare dalla consulenza, perché io vorrei capire quanto le nostre regioni vengono amministrate dai dipendenti e quanto vengono amministrate dalle società di consulenza, e io credo che qui scopriremo delle cose abbastanza interessanti. Del resto, il PNR chi è che l'ha fatto? Sappiamo tutti, nomi, cognomi e soprannomi, e poi ci lamentiamo che le regioni non sono state coinvolte. Certo, quelli non sanno neanche che esistano le regioni, perché tanto li paga il governo, punto. E quindi l'amministrazione. Sulla questione della Corte, anche lì d'accordissimo con quello che ci siamo detti, le ragioni dell'unità, eccetera, però guardate che la Corte c'ha tante facce, e a me ha colpito. Ho fatto una piccola lezione sui conflitti mentre ero qui, che dovevo fare le solite 10 cose col webinar. Cioè, i conflitti di attribuzione sono diventati degli strumenti di controllo da parte della Corte sull'amministrazione, no? Adesso l'ultimo conflitto, quello con Bologna, no? con la Regione Emilia-Romagna, che tu nell'ambito del conflitto di attribuzioni decidi se un assessore che è stato sanzionato dall'ordine dei medici è giusto che sia sanzionato o no. Di cosa stiamo parlando? Cioè, stiamo veramente scendendo tutta la scala della microcostituzionalità e dell'amministrativizzazione dei conflitti, però ce ne sono anche di altri parecchio interessanti. Beh, è vero che le ragioni dell'unità, però faccio solo i numeri perché appunto manca un minuto. 6/2019, 57/2019, qui lo Stato è intervenuto pesantemente. Cioè, qui la Corte è intervenuta pesantemente sullo Stato che deve pagare i debiti alle regioni, che deve risarcire le regioni perché sono state emanate norme nelle leggi di bilancio. Quindi, insomma, ragioni dell'unità, ma anche ragioni delle regioni. E se questa è una deriva, io la sposo subito, perché mi piacerebbe molto che si arrivasse ad avere un assetto delle finanze
un pochino più adeguato, anche in termini di rimborsi, perché le nostre regioni certe volte sono strozzate, quando vanno in conferenza Stato-Regioni li mettono, li strozzano, perché gli dicono, beh guarda, se dai il parere positivo ti do i saldi del 2000 dell'altro anno, ma che sistema è? Sarà leale cooperazione? Ma qualcuno ci mette sotto una bomba, sai lì, e poi vediamo come va a finire, giusto per... Sì, non come in Ucraina, però insomma è così. Siccome il mio tema non resisto a non dire qualcosa sulla differenziazione, ma poi giuro che chiudo. Io credo che la differenziazione si debba fare a freddo. Altro che cominciare, quando si parla della differenziazione bisogna riformare tutta la Costituzione, il capitolo primo, la parte dei principi generali, cioè tutto, abbiamo capito. Quando arriviamo alla differenziazione non ce n'è più per nessuno, siamo morti tutti. Dico la mia, proprio, ma non so, anche forse è sbagliata. Perché c'è un motore della differenziazione, perché non dobbiamo stare ad aspettare tutto l'apparato politico che faccia tutte le sue cose, è un motore, perché la differenziazione è un'esigenza, tra virgolette, sentita. Adesso non sto parlando dei referendum, che evidentemente il cui sì è stato praticamente storto al popolo con una campagna di pubblicità, cioè una campagna di comunicazione abbastanza non reale, cioè abbastanza sbagliata, però è un po' un'esigenza sentita. Le regioni hanno bisogno, per fare le politiche, di avere un set di funzioni che sia coerente. Formazione professionale, lavoro, anche istruzione, se vogliamo. E qui, siccome sono tutte funzioni amministrative, quelle che sono state richieste, andrebbe bene anche un bel accordo senza stare a tirare in ballo i massimi sistemi, ma siccome dopo questo la politica non paga, la politica non avrebbe un ritorno in termini di consenso, ci si dimentica che la maggior parte delle cose fatte bene nel nostro paese sono state fatte con degli accordi tra Stato e Regioni, tra singole regioni, l'istruzione del Trentino, la formazione professionale in Lombardia, e poi ognuno potrebbe tirar fuori le sue buone prassi. Bene, se la verità è sinfonica, come qualcuno più importante di me ha detto, io credo che dobbiamo quindi cominciare a guardare non solo, se la verità è sinfonica, non guardare solo alla verità in senso astratto, ma anche alla realtà, perché a questo punto potremmo mettere insieme verità sinfonica con realtà sinfonica e fare in modo che questa realtà non resti sinfonica e non schizofrenica. Grazie. Grazie a te Lorenza, ottima conclusione per uno splendido convegno. Saluto molto caramente tutti gli amici che a distanza hanno partecipato a questa ultima sessione, a tutti quelli anche che ci hanno ascoltato con pazienza, e a presto risentirci per un'altra riflessione sulle regioni. Grazie.